Naspi e Discol, sale la soglia di cumulabilità con i redditi da lavoro, ma non per tutte le tipologie di contratto. Perciò vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Come sappiamo, il percettore di Naspi può cumulare l'assegno di disoccupazione con i redditi da lavoro, ma per farlo deve rispettare alcune condizioni. Prima cosa, il contratto di lavoro può essere solamente di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo. E, seconda cosa, il reddito da lavoro non deve superare il reddito minimo escluso da imposizione fiscale. Discorso pressoché simile per la Discol, con l'unica differenza che il tipo di contratto può essere solo per lavoro subordinato o autonomo. Ad ogni modo, chi si trova in questa situazione deve comunicare a INPS entro 30 giorni l'inizio dell'attività e il reddito presunto che guadagnerà dall'attività lavorativa. Poi l'istituto procederà a diminuire l'assegno di disoccupazione con un importo pari all'80% della retribuzione che si riceve. Questo nuovo importo durerà dall'inizio dell'attività lavorativa e per tutto il periodo di disoccupazione. Ora, con il messaggio numero 1414, INPS fa sapere di aver aumentato il limite di reddito da lavoro per tutto il 2024. Di conseguenza, la soglia della cumulabilità con il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato sale da 8.173,91 euro a 8.500 euro. Mentre il limite di reddito annuo da lavoro autonomo resta invariato, e cioè pari a 5.500 euro. In ultimo, INPS ricorda che sia la Naspi sia la Discol sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di lavoro occasionale, ma sempre nel limite di 5.000 euro annui. In questo caso, al contrario, il percettore non è tenuto a comunicare a INPS il presunto reddito annuo. E per ora è tutto, al prossimo Focus!